che ci parlerà appunto della discarica di Sì. Oh. Giovani. Allora, buonasera. Io sono un geologo che lavora da tantissimi anni nell'ambito ambientale, proprio per quanto riguarda il problema di inquinamento di suolo, sottosuolo e fabbriche sotterranee. Mi sono interessato anche per quanto riguarda praticamente alcune problematiche della discarica di Penico e ho seguito negli ultimi 15-20 giorni, anzi nell'ultimo mese e mezzo, praticamente tutta una serie di notizie che si sono succedute e da questo però ho dedotto una cosa importante, che non tutti hanno ben chiaro, almeno di alcuni che hanno fatto degli interventi, non tutti hanno ben chiaro che cos'è una discarica di Nefri e diciamo perché è stata collocata in quella zona lì e con quale scopo. Allora io farei prima una rapida rassegna di questi tre punti, perché sono fondamentali per poi affrontare altri tipologie di problemi. Allora, questa qui è una carta geologica dove praticamente vengono segnalati le varie tipologie di terreni che ci sono in Italia. In questa zona praticamente noi abbiamo che è la zona delle discariche ed è la zona delle cave, che rappresenta anche quella che in parte è stata, diciamo, è stata convertita poi in area di discarica di Nefri. Queste zone hanno una caratteristica importante, che sono che presentano grossi, spessi, enormi affioramenti di materiale argilloso. Il materiale argilloso ha una caratteristica importantissima, cioè è un materiale altamente impermeabile. Diciamo, se vogliamo usare un termine geotecnico, è un materiale scarsamente permeabile. Allora, che cosa vuol dire questo? Che praticamente, io qui ricordo un po' le definizioni che sono nella letteratura scientifica per quanto riguarda le argille. La discarica di Penitro praticamente sia sul fondo che sui laterali praticamente è totalmente, interamente scavata in argilla, quindi in materiale altamente impermeabile o diciamo scarsamente permeabile. Vediamo un attimo di capire, diciamo in termini, io non voglio entrare in merito a quelle che sono tutte le condizioni tecnico-scientifiche, perché siamo diventando una cosa abbastanza pesante, quindi sto andando abbastanza rapidamente per lasciare dei messaggi ben precisi. Vediamo un pochettino che cosa vuol dire un materiale impermeabile. Materiale impermeabile come l'argilla. Allora, io su questa tabella riporto degli esempi. La permeabilità si misura come una velocità, quindi il tempo, la velocità praticamente che l'acqua impiega per passare da un punto A a un punto B. Ora se vediamo, l'argilla è all'ultimo posto, cioè l'argilla ha una velocità di 10 meno 8 metri al secondo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se una goccia d'acqua mi deve oltrepassare, o dell'acqua o del materiale mi deve oltrepassare 200 metri di argilla, impiegherà circa 6 anni per passare dalla superficie in profondità. Probabilmente impiegherà molto di più perché poi entrano in gioco delle altre forze, però la cosa importante è che noi stiamo praticamente parlando di una zona ad altissima impermeabilizzazione, quindi un impermeabile naturale. Poi l'altro aspetto importante che bisogna definire, che cos'è una discarica di Nefri e che cosa sono i Nefri, perché anche in questo io ho notato che su molti articoli è stata fatta confusione, perché si è parlato di Nefri associati a percolato, il che è un assurdo se parliamo di Nefri, perché i Nefri per definizione è diciamo per definizione non solo scientifica ma anche legislativa, sono dei materiali che non interagiscono minimamente con l'acqua né per azione chimica né per azione fisica.
Quindi nel momento in cui l'acqua penetra negli inerti assumerà un quantitativo di materiali all'interno di se stessa che praticamente non costituisce un pericolo per, diciamo, per il territorio e quindi non costituisce un inquinamento. Quindi associare percolato con praticamente discarica di inerti, le possibilità sono due: o si suppone che non sia una discarica di inerti, oppure non si sa che cos'è un percolato, ma le due cose assieme non possono sussistere. In più, se associamo questa situazione con la situazione che questi materiali vengono poggiati su un litotipo perfettamente impermeabile, definiamolo, anche se non è proprio precisa come definizione scientifica, però possiamo dire che per i nostri scopi e per i nostri tempi praticamente il materiale è perfettamente impermeabile. Quindi se associamo il litotipo di base con quello che è stato poggiato al di sopra, andare a parlare, così come è stato più volte detto, per quanto concerne l'alto inquinamento delle falde, comincia ad essere un po' problematico a giustificare con questa situazione un inquinamento delle falde che in questa zona passa al di sotto di 300 metri di argilla. Perché poi è nata la discarica di Benito? La discarica di Benito